Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» «Se il chicco di frumento non muore, rimane solo». Questa è la frase che Gesù pronuncia e che nel brano del Vangelo troviamo. A questa poi si aggiunge l'altra frase che invece in positivo esprime una grande verità. Se invece questo chicco muore, produce molto frutto. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire e mi segua, dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. È importante ricordare in quale circostanza Gesù si esprime così. Il testo del Vangelo di Giovanni ce lo spiega. Gesù ormai è a Gerusalemme, il suo sguardo è rivolto verso gli eventi che concluderanno la sua vicenda in mezzo a noi, gli eventi della sua passione. Sa che ormai tutto converge verso il momento del suo sacrificio. E quando i suoi discepoli gli danno notizia della presenza in città di alcuni greci che desiderano vederlo, persone dunque che erano convenuti nella città santa da altre regioni, ecco, questa diventa la circostanza nella quale Gesù fa questa dichiarazione. Se la consideriamo con attenzione, ci rendiamo conto che contiene una duplice verità. Mentre pensa alla sua croce, al dono della sua vita, Gesù si paragona alla semente che cade. Questa è la prima verità, che per produrre frutto occorre accettare il sacrificio, che la propria vita venga offerta, in qualche modo sia consumata. È il sacrificio dell'amore che poi produce frutto. Ma poi c'è una seconda verità. Gesù dice: se il chicco di frumento non muore, rimane solo. Il frutto dunque va inteso nella linea della comunione. Ciò che deriverà dal suo sacrificio sulla croce sarà questa possibilità reale che gli uomini possano vivere insieme, una sorta di rigenerazione del cuore che poi trasforma anche le relazioni. La Chiesa alla fine, a ben vedere, è un mistero di comunione attraverso il quale, questo mistero, è possibile che gli uomini facciano l'esperienza dell'incontro con Dio. L'amore dunque è da un lato la sorgente della comunione all'interno della Chiesa e dall'altro è la modalità attraverso cui la Chiesa dice se stessa, si presenta al mondo. Siamo grati al Signore per questa grande verità.
la croce che andremo a contemplare in questa settimana santa, nella prossima settimana santa, è da un lato la fonte del nostro essere uniti e dall'altra è la modalità attraverso la quale noi ci presentiamo al mondo. L'aveva detto Gesù ai suoi discepoli: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Ma questo amore noi lo riceviamo e nello stesso tempo lo testimoniamo.